Eccoci nella nostra rubrica su architettura e design in compagnia di Mara Torsellini di Torsellini Vetro. Buongiorno Mara. Buongiorno. Torsellini Vetro si occupa della lavorazione del vetro. Cosa vuol dire? Come funziona? Innanzitutto facciamo subito una distinzione: noi siamo nel settore della trasformazione del vetro e non della produzione della materia prima. Il vetro arriva in lastre e la nostra capacità è quella di trasformare le lastre di vetro realizzando dei prodotti e delle opere che sono poi destinate al settore delle costruzioni, all'abitare in senso completo. E avete magari una filosofia alla base che vi guida in questo lavoro di trasformazione? Certo, la nostra filosofia è think transparent, pensare trasparente. Noi non siamo una normale vetreria, non ci limitiamo a lavorare il vetro. Prima lo sogniamo e quando il pensiero si trasforma in opere concrete, il risultato è emozionale. Noi riteniamo di riuscire a dare un'anima ai prodotti che facciamo. Facciamo col vetro tutto quello che è richiesto per portare nelle proprie abitazioni luce e benessere. Cosa facciamo quindi? Grandi vetrate che sono tecnologicamente evolute, complete d'infisso, quindi facciamo anche finestre, serramenti. Siamo specializzati nei parapetti trasparenti per dare la possibilità di essere protetti ma non barricati. Facciamo delle pareti divisorie, delle porte scorrevoli. E a proposito di creatività, avete magari in cantiere qualche progetto particolare di cui ci vuoi parlare? Sì, in cantiere abbiamo un progetto particolare, è per il momento una sorpresa, quindi ce la teniamo un pochettino riservata. Quindi una creatività a 360 gradi nella lavorazione del vetro e una sorpresa in arrivo. Grazie mille Mara di Torsellini Vetro per essere stata con noi qui su Radio Millennium. Grazie. Al prossimo appuntamento su architettura e design in collaborazione con Biodomus.